Vincenzo aveva un'unica certezza: voleva una macchina, ma non una macchina qualsiasi. Lui la macchina che voleva l'aveva già adocchiata da tempo, e dai che ti ridai, alla fine è riuscito a pigliarsi. E quando se l'è pigliata era tutto contento, perché finalmente quella era la macchina sua, era la sua macchina. E lui ci teneva assai alla macchina, tanto che ci teneva che le aveva dato pure un nome. Giulietta si chiamava la macchina sua. E quando la presentava agli altri diceva: mamma mia, dovete vedere com'è bella Giulietta mia, è una macchina perfetta e io la tengo così, come una bomboniera. Tanto che ci teneva alla macchina sua Vincenzo, che le aveva costruito pure un garage, perché siccome aveva paura che si potesse rovinare, preferiva tenerla chiusa là, in maniera tale che non si rovinasse, perché quella era la macchina sua, era la sua macchina. Ogni tanto, certo, la domenica la portava a fare una passeggiata fuori, e quando gli amici lo vedevano, lui era tutto contento, che gli amici gli dicevano: Vince, complimenti, ti sei fatto il macchinone. E lui era felicissimo, lui con Giulietta si sentiva un re, perché in mezzo a tanti dubbi, in mezzo a tante ansie, in mezzo a tante incertezze, lui una certezza ce l'aveva, che quella era la macchina sua, era la sua macchina. Poi un giorno, bello e buono, la macchina cominciava a dare dei problemi. Vincenzo girava a destra e la macchina andava a sinistra. Lui girava a sinistra e la macchina andava a destra. Certe volte neanche si accendeva, lui infilava la chiave, ma lei niente. E Vincenzo non ci poteva pensare. Diceva: ma possibile, con tutti i sacrifici che faccio, così mi ringrazio. Allora a un certo punto ha deciso di portarla dal meccanico. E il meccanico gli ha detto: Vince, vedi che le macchine sono fatte così, ogni tanto la devi far uscire, non la tenere sempre chiusa nel garage, anzi fai una cosa, fatti un bel viaggetto e vedrai che tutto torna come prima. E allora Vincenzo ha dato detto al meccanico, si era andato a fare un viaggetto con Giulietta, e in effetti in quei giorni tutto sembrava tornato esattamente come prima, si accendevano pure i fari e lui era felicissimo. Poi appena tornato a casa, lui di nuovo l'aveva chiusa nel garage, e lei nel garage, la macchina, non ci voleva stare, ed erano ricominciati i problemi. Ogni tanto Vincenzo tornava a casa dal lavoro e trovava il garage aperto, che la macchina si era imparata ad aprire il garage e usciva da sola. E Vincenzo non ci poteva pensare: ma che guaio mi doveva capitare a me, una macchina che cammina da sola. E stava uscendo pazzo. E poi, ad un certo punto, a Vincenzo un amico gli ha detto che uno del bar guidava la macchina sua quando lui era al lavoro. E a quel punto Vincenzo non ci ha visto più, ha perso la testa, è andato al bar, l'ha trovata, ha spaccato il finestrino, l'ha accesa a forza, l'ha portata in una discarica, ha preso una tanica di benzina, l'ha buttata sui sedili, ha acceso un cerino e le ha dato fuoco, perché se quella macchina non la poteva guidare lui, non la doveva guidare nessuno, perché quella era la macchina sua, era la sua macchina. Perché lei non mi ama se non lo so, io che le avevo dato tutto quel che ho, ma forse quel che ho non è abbastanza, forse cercava il cielo in questa stanza, e un cielo non ce l'ho. Fuggita, chi lo sa, forse perché cercava un po' di libertà, ma io non la tenevo prigioniera, la incatenavo solo verso sera per stare un po' con lei. Per stare stretto a lei, perché l'amore è un colpo di pistola.
pistola. L'amore, l'amore è un pugno sulla schiena, è uno schiaffo per sé. Forse l'ho amata troppo, troppo non si può, ma c'è un verme con ogni primavera, per questo l'ho aspettata fino a sera, per chiederle perché. Amore, cosa sei? Perché l'ho fatto non lo so, forse per non sentire ancora un altro no, uscire dalla sua bocca dorata. Prima l'ho uccisa e dopo l'ho baciata.